Ciao e benvenuto, sono Bob Proctor qui. Ti riporterò indietro nel tempo e nello spazio usando questa lavagna a fogli mobili qui. So che oggi abbiamo tutti i tipi di oggetti tecnici, ma voglio comunicarti questa idea. Per prima cosa lascia che ti faccia un paio di domande. Ti sei mai chiesto perché somiglia ai tuoi parenti? Ti sei mai chiesto perché hai molte delle abitudini o delle idiosincrasie che hanno mamma e papà o la nonna? Queste sono buone domande. Ti sei mai chiesto perché continui a ottenere gli stessi risultati ancora e ancora? Ti sei mai chiesto perché le persone che hanno un'istruzione fenomenale, hanno titoli che arrivano alla fine del biglietto da visita, non stanno andando molto bene comunque, mentre altri che forse non hanno mai visto l'interno di una scuola, guadagnare milioni di dollari e costruire organizzazioni giganti facendo ogni sorta di bene in tutto il mondo? Ti sei mai fatto queste domande? Io l'ho fatto. In effetti ho passato gli ultimi 55 anni a farmi non altro che queste domande. E sai qualcosa? Cercare, andare e trovare. È un buon consiglio, se lo stai cercando lo puoi trovare. Spiegherò perché accadono tutte queste cose. Spiegherò i paradigmi in modo che tale che un bambino possa capirli, ma non insulterò la tua intelligenza. Ora pensiamo un attimo. La nostra mente controlla tutto. Il dottor J. Ryan ha detto che la mente è il potere più grande di tutta la creazione. Ora ho avuto persone che mi dicevano: aspetta un minuto, Dio è il potere più grande. Aspetta un attimo, Dio è il più grande potere. La mente è il più grande potere in tutta la creazione. Essendo Dio il creatore, la mente è la creazione. Ora, lascia che questo qui rappresenti il tuo subconscio. E questo rappresenta il tuo corpo. Sai che il tuo subconscio è programmato con qualcosa chiamato paradigma. Questo Sapete cos'è un paradigma? Un paradigma è una moltitudine di abitudini. Ora un'abitudine non è altro che un'idea, che è fissata qui nella mente subconscia, su cui agisci senza alcun pensiero cosciente. E sono le nostre azioni che producono i nostri risultati. Se vogliamo diventare veramente tecnici, è l'azione che provoca una reazione. E l'azione-reazione altera la condizione, le circostanze, l'ambiente nella nostra vita. Ora siamo programmati geneticamente. Ecco perché assomigliamo ai nostri parenti. Ma poi, dopo la nascita, siamo programmati non con il nostro mondo esterno. Se sei nato, diciamo, nel New Jersey, da una famiglia cattolica di lingua inglese, ma sei stato portato in Cina e messo in periferia in una casa che forse non sa nulla di inglese, potrebbero essere buddisti, potrebbero non avere religione, sai che crescerai fluentemente in cinese e non avresti assolutamente alcuna conoscenza della lingua inglese. Vedi, qualunque cosa entri dal mondo esterno, quando siamo bambini diventa programmazione. Siamo programmati geneticamente, poi siamo programmati ambientalmente. Ebbene, a una certa età, quassù sorge una barriera psichica e sviluppiamo qualcosa che si chiama mente cosciente. E la mente cosciente ha collegato ad essa fattori sensoriali. Puoi vedere, sentire, annusare, gustare, toccare. E qui abbiamo facoltà superiori. Abbiamo qualcosa chiamato fattori intellettuali. Abbiamo la percezione, l'intuizione, la volontà, la ragione, l'immaginazione, tutti questi meravigliosi strumenti qui. Ora c'è un potere che scorre nella nostra mente cosciente e abbiamo la capacità di pensare tutto ciò che vogliamo pensare. Sai cosa penseremo? Penseremo pensieri che sono in armonia con il paradigma, perché gioca con questo. Il paradigma controlla la vibrazione in cui si trova il tuo corpo e non commettere errori, il tuo corpo è in una vibrazione. La vibrazione è la legge dell'universo, la legge della vibrazione condanna ogni movimento. Questo strumento fisico in cui stiamo vivendo ha una velocità di vibrazione molto elevata. Se lo guardassi al microscopio, lo vedresti danzare davanti ai tuoi occhi. In effetti, se metti il tuo corpo in una stanza completamente buia, davanti a una telecamera a infrarossi, ti vedresti come una forma radiante, scintillante. Nel lontano 1934 il fotografo russo Kirlian perfezionò una forma di fotografia dove puoi fotografare la massa, il corpo, e vedrai il raggio di energia proveniente dal corpo. Vedi, c'è un potere che fluisce in te.
e fluisce verso e attraverso di te e quando entra non ha forma. Ora puoi costruire idee negative e puoi costruire idee positive. Costruiamo idee in armonia con il paradigma. Sai perché? Se il paradigma è costruito con energia di tipo X, penserai pensieri di tipo X. Se sei cresciuto con il paradigma in cui la mancanza e la limitazione sono comuni, è così com'è, non diventerai mai ricco. Se questo è il pensiero, oh, lo so, intellettualmente sappiamo che possiamo diventare ricchi, ma il paradigma dice di no. Probabilmente prenderai questo potere, che fluisce nella tua mente cosciente, che potresti ricavarne qualsiasi cosa tu voglia, e farai idee che sono in armonia con il paradigma. Perché l'idea è l'idea che si imprime nel subconscio che controlla la vibrazione. E se inizi a impressionare le tue idee, ti sposterai in una vibrazione molto scomoda. Quale sarebbe un'idea Y? Una buona idea sarebbe lasciare il lavoro, vendere la casa, prendere i soldi e investirli in un'impresa in modo da poter essere il capo di te stesso. Questa è un'idea Y. Spaventa la morte la maggior parte delle persone. Come mai? Perché non è in armonia con il paradigma. Ora il tuo paradigma sta controllando i tuoi risultati. Puoi avere persone che hanno tutti i tipi di gradi qui. Intellettualmente sono brillanti, ma i risultati non coincidono. Troverai altre persone. Nessuna istruzione formale, nessuna esperienza commerciale, i risultati stanno guadagnando milioni di dollari. Come mai? È il paradigma. Ora, quello che vuoi fare è imparare come cambiare il paradigma. E abbiamo un programma. È un programma di 13 mesi ed è diretto a questo. Cambiare il paradigma. E quando cambi il paradigma, cambi tutta la tua vita. Pensaci un po'. So di cosa sto parlando. Lo studio da 55 anni. L'ho insegnato a psichiatri, psicologi, scienziati comportamentali in tutto il mondo. In effetti l'ho insegnato in più di 100 paesi diversi e funziona come per magia ogni volta. Sai perché? L'intero universo opera per legge e anche noi. Questo è Bob Proctor. Ti ringrazio.